Buonasera a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi voglio farvi vedere una cosa molto particolare. Voglio farvi vedere cosa è possibile fare con le carte Transfert Magic Touch e una stampante a toner fluorescenti. Sì, avete capito bene? È una stampante, c'è una magenta giallo e nero o bianco, perché posso swappare anche il toner bianco e il toner nero. E voglio farvi vedere che cosa succede con le applicazioni Transfer The Magic Touch e questa stampante dai toner fluorescenti. Se aspettate solo un secondo, vi faccio vedere la magia. Allora, spengo la luce, ho approfittato, diciamo, ho fatto questa live un po' tardiva per farvi vedere con le tenebre questo. Ok? Guardate cosa è possibile ottenere. Quindi, maglietta nera utilizzando il Transfer Wow 7.8, maglietta bianca, okay. C'è una luce di Wood che mi aiuta. Questa è la carta per tatuaggi, ok, però stampata con la stampante con toner fluorescenti. Questa è una tazza, sono tutte tazze, ok? Quindi sia tazza bianca che tazza nera posso andarla a stampare, è per quello che io posso intercambiare nella stampante praticamente i toner. Quindi utilizzare il toner bianco quando devo andare su una superficie scura, come la tazza nera o una maglietta nera, oppure il toner nero quando devo andare su una superficie chiara. Per ultimo, qui abbiamo delle targhe di metallo e degli adesivi CL Media, entro dentro, guardate. Ok. Quindi l'applicazione Transfer rimane sempre la stessa. Quindi il CPM per i materiali rigidi, quindi per le targhe, per le tazze, oppure il Transfer Wow 7.8 per la maglia nera, il T1 per la maglia chiara o bianca. E questo per ultimo sono tatuaggi temporanei. Guardate, ok, tatuaggi temporanei. Tatuaggi temporanei però fatti con la stampante con toner fluorescenti. Quindi quando io ho una luce di Wood si illuminano praticamente perché i toner sono fluo. Ok? Per fare questo chiaramente esiste uno Space Control, che è la versione Neon, che adesso vi faccio vedere in grandi linee come funziona. Quindi io ho lo Space Control Neon, ok, prendo un file, vedo questo che si capisce meglio. Come vedete, io nello Space Control ho modalità bianco, perché io posso cambiare le due modalità. Come vi ho detto, nella stampante posso mettere ciano, magenta, giallo e bianco, e in questo caso la stampante è in modalità bianco, oppure posso mettere il toner nero al posto del bianco e utilizzo la modalità nero. Ok? Come faccio per trasformare praticamente un file in qualcosa di fluo? Ok, io vado a posterizzare l'immagine. Quindi da qui io posso andare a decidere il numero di colori per dargli l'effetto fluo. Ok? Quindi quando io vado ad aggiornare l'immagine, vedete, il mio file si è caricato e quindi sono andato a raggruppare in modo più deciso, trasformando praticamente l'immagine in sei colori, in maniera tale che il mio giallo fluo, magenta, ciano e verde siano più forti possibili.
Ok. Qui dall'utility io posso andare a cambiare la modalità colore, quindi sapere se ho dentro il bianco o il nero. Come sempre, The Magic Touch, che è leader mondiale nella tecnica transfer, ha ideato, come sempre, uno space control, cioè un software apposta per la stampante. Era una cosa che ci tenevo a farvi vedere. Torniamo live. E basta. Questo è quanto. Quindi le applicazioni transfer normali, però con un tocco fluorescente. Ok. Per qualsiasi informazione potete guardare il nostro sito o avere una demo o in presenza o in remoto con le piattaforme Meet o Google Meet o Zoom, come volete voi. Ok? Come sempre vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e ci vediamo alla prossima. Grazie, ciao!